Allora, vice sindaco, oggi presentate un libro, La città metropolitana, in una struttura bellissima, ancora una volta si occupa di cultura. Naturalmente una struttura bellissima, patrimonio della città metropolitana, quindi come dire stiamo provando a mettere a sistema non solo il patrimonio diciamo immateriale della città di Napoli, ma anche il patrimonio materiale come quello della, diciamo, della saletta, del Gambrinus, una storica ala di questo eccellente palazzo che vede anche a capo le istituzioni come quella della prefettura di Napoli. Quindi stiamo cercando in un certo qual senso di immaginare una visione di area vasta diversa, dove il patrimonio non è isolato ma è parte attiva di un sistema di sviluppo che vede la centralità dell'area napoletana, quindi del comune di Napoli, ma vede anche la città, diciamo tutta metropolitana, impegnata, perché stasera ci saranno persone che vengono da fuori a presentare il libro, ma ci sono anche persone di vari territori che si sono impegnate affinché questo, come dire, evento culturale si facesse a Napoli, in particolar modo si facesse al Gambrinus. Tutto questo dà una chiave di lettura nuova, una chiave di lettura dove la strategia, e tengo anche a sottolineare quello che poi sarà il futuro piano strategico che accompagnerà tutta l'area metropolitana, investimenti di circa 500 milioni, vedrà gli enti locali periferici di riferimento con grandi finanziamenti per, come dire, altre opere da realizzare, altre strutture associative, altre strutture di socializzazione, anche alla luce di quella che è la moderna visione, diciamo, di società, da quella, a partire dal sistema dell'inclusione, a partire dal sistema dell'accoglienza, dal sistema del turismo, tutto quello che è sviluppo, tutto quello che è promozione, tutto quello che prevede la legge 56, in materia di 56, che vede la funzione fondamentale promozione e sviluppo, l'area metropolitana insieme al sindaco De Magistris sta provando a farlo.